Adesso non fa ridere, cioè. Un aereo che precipita in Africa. Perché la sto? Adesso comunque. Un aereo che precipita in Africa. Un Boeing, sai quelli. Quanti ti ha il Boeing? 800 persone. Muoiono tutti. Si salvano in tre, il pilota e due copiloti. Arriva una banda di cannibali, prende e dice, gli lega un palo, le tre, va dal primo di questi tre e dice, tu, essere salvato all'infinito, nelle barzellette si parla così, avere salvato. Fortunato, io dare te scelta. Due possibilità, morte o bumba bumba. Ci penso un attimo, non sa cosa sia bumba bumba, come forse uno di voi. Però la morte sa cos'è, dice bumba bumba. 100, prendo, slegano, tirano giù i pantaloni e lo possiedono. Sodomia, insomma, non chiamano. Culano, insomma. Sta andando così bene. Gli altri due legati, porca miseria. Vado al secondo. Anche tu puoi scegliere. Morte o bomba bomba. Porca miseria. Allora, morte sa cos'è. A questo punto anche bomba bomba. Il suo amico lì, sofferente, sanguinante, però diceva, morte sicuramente peggio. Vabbè, bomba bomba, 100 passeranno, 1000, chiamano le tribù vicine, bomba 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 bomba, al ritmo bomba 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 bomba, immaginate. Arriva dal capitano. Anche tu hai questa possibilità, tanto ho imparato i verbi giusti. Hai la possibilità di scegliere morte o bomba bomba? Capitano. Ha visto i suoi copiloti che fine hanno fatto. Sa effettivamente cosa sia la morte, ma ahimè sa anche cosa. Dice no, io sono il capitano, come fosse un capitano di una nave, il capitano di un aereo, io. Una dignità da difendere, io piuttosto che scelgo la morte. Il capo dei cannibali. Tu scelto morte, tu morte avrai. Ma prima un po' di bumba bumba. E da questa barzelletta è venuto fuori tutto quello che è.